Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi parliamo di tutte le scoperte, quindi di tutti i prodotti nuovi che mi hanno entusiasmato e che riacquisterei. Ma se non sei ancora iscritto al mio canale, ti invito a farlo e non dimenticarti di interagire con me, quindi anche solo con un like o con un commento. Spot. Lo fanno tutte, lo faccio anche io. Scusate se sto sempre con questi fermaglietti, ma domani finalmente la Campania esce dalla zona rossa e vado a tagliare i capelli perché non riesco più a tenere questa lunghezza, che a voi sembrerà corta, ma in realtà per me è lunga, perché con il capello così sottile e così no sense si appesantiscono e io sto a lavarli un giorno sì, un giorno no. Ho fatto lo shampoo stamattina, ma non c'ho volume sulle lunghezze, vedete qui. Però, visto che sono puliti, togliamo il fermaglio. Allora, iniziamo subito. Primo prodotto che è la scoperta forse più che mi emoziona. Perché questo? Perché sapete la mia stragrande passione per le basi viso. Se mi seguite anche su Instagram sapete che io ho praticamente due cassetti di prodotti da testare, ma la maggior parte dei prodotti che sono all'interno sono fondotinte e correttori. Questo perché? Perché credo che la base viso è tutto ciò che si presenta prima ad un'altra persona. Non sono una grande amante delle basi full coverage, mi piacciono le basi leggere, luminose ma non lucide ovviamente, e che si adattano ai vari tipi di pelle. Vi spiego meglio: ho una pelle misto grassa ma non voglio il pastone sul viso, io andrò a calibrare la mia skincare routine in base al fondotinta che voglio applicare successivamente. So che è un po' difficile da comprendere, forse da attuare, però è quello che solitamente io faccio da truccatrice. Ok, quindi tornando al nostro discorso, il prodotto che mi ha entusiasmato questo mese e mezzo, è il nuovo fondotinta di Dior, il Forever Natural Nude. Questo fondotinta qui sostituisce quello con la pipetta di Dior che io posseggo, ma che non ho amato. Forse è l'unico fondotinta che non mi ha mai fatto impazzire di Dior, principalmente perché c'ha un profumo molto floreale, troppo forte, che dopo un po' a me stanca, quindi mi fa venire un po' di mal di testa. Hanno fatto bene a sostituirlo con un prodotto del genere, perché è praticamente ricchissimo d'acqua, se non erro c'ha il 98% d'acqua all'interno, e difatti quando lo applicate sul viso sentite questa freschezza come se stesse lavando il viso, immagazzinando acqua. È una cosa particolare che non ho mai visto con nessun fondotinta, ciò nonostante vi dà comunque la coprenza di un fondotinta, quindi non è come una BB cream, quindi vi dà comunque una coprenza. È il fondotinta che indosso adesso. Io ultimamente ho una pelle sicuramente un po' più mista, dovuta dal cambio di stagione, da un cambio di skincare, mi succede sempre. Primavera e autunno la mia pelle tende a diventare un pochino più capricciosa, ma nello stesso tempo vi resta morbido, quindi se avete dei segni di espressione, non so voi, ma a me questa mascherina mi sta rovinando tantissimo la pelle, soprattutto per quanto riguarda le rughette, che io prima non avevo. Sicuramente quest'anno a luglio io farò 33 anni, quindi non sono una giovincella, ma le rughe nasolabiali e soprattutto le rughe sul contorno occhi non erano così accentuate prima di utilizzare la mascherina. Io uso la FFP2 tutta la giornata, quindi immaginate che comunque questa zona qui si secca e quando la vado a rimuovere vedo 10 anni in più, e questo fondotinta qui non mi si segna, quindi non si accumula nella ruga, e questa cosa qui mi piace da impazzire. Sicuramente lo utilizzerò su altre clienti, su altre ragazze che vogliono appunto una base luminosa, leggera, non pesante. Si adatta perfettamente, ho dimenticato di dirlo, da una pelle mista che tende a essere anche secca. Per una pelle grassa forse non è il fondotinta top, andrei più sul Forever classico, ma se volete una base comunque leggera e luminosa, leggera, non luminosa, leggera, va bene anche se avete una pelle grassa, insomma dipende da quello che cercate. Io molto spesso al lavoro è la domanda che faccio di più: cosa cerchi da un fondotinta? Cosa vuoi da un fondotinta? Di modo che vado a cercare il prodotto più idoneo alla richiesta della cliente. Un prodotto che
È una mega scoperta perché ce l'ho da una settimana, ma mi sento di inserirlo all'interno di questo video perché mi sta piacendo moltissimo. Ed è un prodotto odio e amo. Molte persone lo odiano, molte persone lo adorano. Io l'ho acquistato perché me l'avete suggerito voi, mi avete suggerito vai Simona compralo, costa poco, è formidabile, e quindi è il correttore infallibile di L'Oreal. Finalmente arrivo anche io, forse da un 5-6 anni dalla sua creazione, hanno fatto anche il fondotinta che prima o poi proverò. È un correttore molto coprente, colorazione 328 biscuit, l'ho scelto ad esclusione perché c'erano i tester del 330 e del 327, quindi alla fine ho preso il 328 e fortunatamente va bene per il mio contorno occhi. E anche questo, quello che indosso, ha una durata eccellente, eccezionale direi, forse come nessun correttore che io abbia mai provato in tutta la mia vita, quindi lo metto la mattina a fino a sera, non ho segni e soprattutto è come se la mia pelle non lo mangiasse, cosa che mi succede spesso con il contorno occhi che tende a segnarsi e a seccarsi. A metà mattinata mi ritrovo con un contorno occhi un po' più segnato, un po' più secco. Ciò che però ci tengo a dire, magari a tutte quelle persone che non si sono trovata bene, sono dislessica come sempre, quindi singolare, plurale, mischio vocali, ci tengo a dirvi che probabilmente o non idratate benissimo sotto o ne mettete troppo. Questo va proprio applicato con il contagocce e forse l'applicatore non ci aiuta, ma la quantità che io applico per occhio è praticamente questa, ok? Cioè non so se avete visto quanto, ma ne applico pochissima perché è comunque un correttore full coverage, quindi ce ne vuole pochissimo. Se avete le occhiaie belle scure potrebbe essere la vostra soluzione quando andate di fretta e non vi va di fare la correzione cromatica prima con il corallo e poi con il correttore illuminante. Quindi un unico correttore coprente, vi copre bene le occhiaie, dura parecchio durante la giornata, ma vi consiglio di idratare bene sotto, perché se idratate bene sotto potrebbe essere il correttore della vita. Per quanto riguarda la cipria, inserisco in questo video la cipria Halo di Smashbox che ho acquistato con un mega saldo che c'era sul loro sito con il 50%. Non è l'unica cosa che inserisco in questo video di Smashbox, quindi questa è la prima cosa, mi piace tantissimo, tantissimo. Se dovessi creare un brand e dovessi creare una cipria, un qualcosa in polvere libera, sicuramente adotterei questo sistema che va andate a girare e esce la cipria, quindi zero spreco, veramente pazzesca, quindi si gira e esce la cipria. Allora, forse l'unica pecca è la colorazione, io ho scelto la light, che in realtà non è proprio light, è come se fosse una medium, ma comunque sia applicata con il pennello, non, cioè ce l'ho oggi sul viso, non è che è scura eccessivamente, però è un pochino scura per essere light. Fissa bene il trucco, mi leviga la pelle, i pori dilatati e non mi lucido tantissimo come solitamente mi lucido con una cipria normale, ok? Quindi mi mantiene bene la lucidità ma nello stesso tempo non mi segna. Anche qui le ciprie bisogna capire da cosa sono composte. Più sono asciutte, ad esempio per dire quella di Huda Beauty è una delle cipre più asciutte che io posseggo, quindi se siete in un periodo in cui diventate unte e bisunte, utilizzate quella cipria qui. Questa si adatta bene, ok? Io adesso mi ungo, divento unta, però nello stesso tempo questa cipria mi mantiene abbastanza bene il sebo. Ah, dimenticavo, la metto anche sul contorno occhi e non mi segna particolarmente, quindi va bene anche se andate di fretta la mattina e volete un unico prodotto. Per quanto riguarda la base, sempre, ho fatto questa scoperta qui che è il bronzer di Charlotte Tilbury numero 2. È grande quanto la mia faccia, immenso. Ho seguito il consiglio di una di voi che mi diceva di acquistare non il colore più chiaro ma il numero 2, che in realtà è chiaro. Io ad esempio oggi non ho messo il bronzer, mi sono proprio dimenticata, non ho proprio applicato, quindi ve lo voglio far vedere. L'effetto è proprio naturalissimo ed è modulabile, quindi se cercate una terra che non colori eccessivamente subito, questa va bene per voi. Io solitamente l'applico sulle tempie,
al cellulare, c'è sempre un po' di distacco di colore. Vedete che adesso sono sempre un po' più sana. E dicevo, mi piace tanto perché non è il solito bronzer. Il solito bronzer io intendo quella tipologia di terra abbastanza calda che però fate così e vi fa macchia. Questo è come se, anche se lo andiamo ad applicare, cosa che non si fa, se lo andiamo ad applicare su tutto il viso non vi fa quell'effetto umpa lumpa, quindi per questo mi piace tantissimo. E poi è proprio simile alle cipre di Charlotte Tilbury, quindi alle cipre, che hanno questa texture super super sottile, modulabile, non segnano, non appesantiscono, veramente ottima. Sicuramente forse acquisterò la numero 3, che è un pelino più scura della 2 e dovrebbe adattarsi meglio a un incarnato medio scuro. Scusatemi, oggi proprio fai video, ma non lo so che mi sta succedendo. Altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo trio di blush di Diego Dalla Palma. Anche questo l'ho acquistato con un mega sconto che c'era sul sito un po' di tempo fa e sono super soddisfatta perché avevo già provato i loro blush qualche anno fa. E qui abbiamo 3 colorazioni, abbiamo una rosata, una pesca e questa centrale che è leggermente satinata, però niente di così sglitterozzo, quindi va bene anche se avete una pelle con qualche poro dilatato. Io molto spesso faccio un mix proprio di tutte e tre ed esce un effetto salute molto molto bello. Polveri veramente particolari che non creano spessore, non sono pesanti, non sono dalla texture troppo troppo eccessiva. E completo la base con questo illuminante qui, che credo di non avervene mai parlato, ma ero entrata in fissa da un po' di tempo. Sto parlando dell'illuminante di Basic Gaia Aurora numero 8. Forse l'unica pecca è che è un po' giallino per i miei gusti. Io l'avevo preso perché pensavo fosse un po' più rosato, però vedete che l'effetto è un pochettino pochettino giallino, però tutto sommato non mi dispiace. Ha una texture super sottile, vedete che è un illuminante cotto, anche qui forse sono arrivata qualche anno in ritardo, tutti ne parlano bene e io l'ho acquistato recentemente. Ho comprato anche il pennello da illuminante, sempre di Basic Gaia per Cosmify, e anche quello mi piace tanto, molto molto versatile, non mi fa macchia, non mi fa striscia. Ora non ce l'ho qui a portata di mano, ma fidatevi, ha una bella consistenza, una bella setola. Sicuramente acquisterò altre colorazioni, anzi se sapete quale colorazione vira un pochettino di più a rosa, scrivetemelo così acquisterò quello che mi dite voi e veramente vi dà questo effetto luce. Non è quello che ho su indosso, però l'effetto è molto più evidente di quello che ho su indosso. Altro prodotto che mi sta piacendo tantissimo di Smashbox è il primer occhi colorato. Ho preso la colorazione light, che mi va a uniformare la pelle della palpebra e mi mantiene benissimo gli ombretti lì dove devono stare fino a sera. Premesso che ultimamente non mi trovavo più bene con il primer di Urban Decay, che l'ho usato forse per 10 anni praticamente, ultimamente mi faceva le righette, per cui ho cercato un primer differente. Ho preso questo colorato, ma ho acquistato anche quello in colore di Smashbox. Intanto proverò questo, quello l'ho messo un attimino accantonato. Niente ragazzi, funziona e mi piace il fatto che mi uniforma la palpebra. Un altro che ho nella wishlist, che mi avete suggerito sempre voi, è quello di NARS, che anche lì fa diverse colorazioni, quindi prima o poi acquisterò anche quello. Ma se avete altri primer occhi ditemelo, perché io sono una palpebra oleosa e anche per lavoro ho necessità che l'ombretto, tutte le sfumature che uno fa, devono rimanere lì fino a sera. Matite, devo inserirle in un video perché in realtà mi sento un 10% madre di queste matite. Giusto un anno fa l'azienda di cui vi sto per parlare, ossia la Bioniche, l'azienda per cui lavoro, mi ha fatto testare la matita nera HD, questa qui, eccola, questa è la matita che vedete, è la stessa matita, ma questa era proprio, c'è scritto la produzione e tutto. Comunque questa era la matita che è poi andata in commercio e da qui poi sono nate queste matite qui che l'azienda ha scelto come colorazione. Allora, le mie preferite sono la nera, perché scrive bene all'interno, all'esterno. Sono quella tipologia di matita che applicate e che dovete sfumare rapidamente perché si asciugano, e per me è solo un pro perché durano tutta la giornata. Poi mi piace tantissimo la marrone, che è la 302, e
la 303, che è un blu notte, che in realtà è la mia preferita proprio rispetto a tutte. Vedete che è un colore scurissimo, però sfumato, esce fuori un pelo di verde petrolio, mi piace tantissimo, la utilizzo anche io che ho gli occhi azzurri, ma è bellissima. E poi fanno un blu marino, che è il 304, quindi un blu un po' più chiaro, il viola, che è il 306, un viola prugna, e il verde acqua, che è la 305, anche questa super resistente. Per quanto riguarda gli ombretti, devo inserire in questo video gli ombretti, una palette particolarissima, che è quella di In Dash, e quella che ho utilizzato per tutto il look che vedete adesso, quindi look occhi, anche l'eyeliner ci ho fatto, fard terra per il contouring, quindi anche il contouring al naso. È questa palettina qui, In Dash è un truccatore arabo, vi ho fatto un video apposito su questa palette, quindi ve lo linko nelle schede, quindi avete una visione globale di questa palette. Io ve la inserisco qui perché devo inserirla come scoperta del mese, perché è fantastica, ci fate tutto, ci fate gli occhi, ci fate il viso, ci fate l'eyeliner. Ci potreste fare anche il trucco labbra in realtà, però non ho provato, questa è l'unica cosa che non ho provato. Super versatile, sono 6 cialde, ma in realtà sono 12 ombretti, se non di più, perché comunque ci sono degli intermedi. È adatta a tutti gli incarnati, veramente veramente meravigliosa, sia per un truccatore sia per chi è alle prime armi, perché vuole, c'ha dentro tutto, cioè ragazzi c'è tutto, tutto, tutto. Mascara, allora... Insieme ai fondotinta che ho nel cassetto, un altro articolo che ho circa, ne ho circa 15 più o meno, li ho contati l'altro giorno, da testare, sono i mascara. Il mascara è uno di quegli articoli che io solitamente consumo di più perché lo applico tutti i giorni, e sono molto critica sui mascara, molto critica, perché io voglio che mi diano... Anche qui chiedo spesso: cosa cerchi da mascara? Volume, curvatura, definizione? Vuoi un effetto ciglia aperte? Vuoi un effetto molto voluminoso? Allora, io personalmente voglio volume, voglio che le ciglia siano anche lunghe, e soprattutto io che non uso il piegaciglia, perché fortunatamente non ho le ciglia che vanno verso il basso, quindi un mascara bene o male che me le incurva mi aiuta, perché non uso il piegaciglia, ma principalmente voglio volume e lunghezza, e soprattutto non mi piacciono i mascara che mi danno quell'effetto appiccicaticcio. Comunque, ho acquistato il mascara di Lancôme, Lashy Doll, che è un mascara che nasce come effetto filler, effetto lifting alle ciglia. Anche questo ha uno scovolo particolarissimo, perché è uno scovolo in silicone, ma i dentini sono piccolini, quindi non sono molto pungenti, io così posso definirli, perché io e lo scovolo di silicone non andiamo mai d'accordo, però ultimamente tutti gli scovoli in silicone mi piacciono, stranamente. La formula è bella perché non è né troppo densa né troppo fluida, ed è il mascara che ho oggi, mi piace tantissimo perché mi va a dare anche volume, ma... non mi appiccica le ciglia, quindi me le apre, bello, bellissimo, e effettivamente dà quell'effetto un po' lifting alle ciglia, bello. Altro mascara che inserisco in questo video, ma non so se l'ho già inserito in altri video, ma ci tengo, è quello di Nabla, che anche qui in silicone, aspettate ve lo mostro, ecco, questo ce l'ho da un po' più di tempo, infatti la formula si è un pochettino addensata. La particolarità di questo mascara è che è molto piccolino, quindi vi permette di prendere tutte le ciglia. Se avete ciglia, non so, magari che vanno verso il basso nella prima parte, ciglia un pochettino più antipatiche, che sono piccoline, altre sono più lunghe, questo può essere il mascara che fa per voi, perché in realtà è un mascara che riesce a prendere tutte le cigliette, anche le più difficili da prendere con un mascara normale. Vi dà un effetto volume, assolutamente voluminoso, ma anche qui ve le allunga, forse un po' meno incurvante della Lashy Doll, ma comunque vi allunga tanto le ciglia. Sono abbastanza simili come prodotto, e infatti anche il silicone, cioè strano, ma vero, mi piace. Niente ragazzi, il video è finito, non ho inserito nulla sulle labbra perché è un periodo che io non sto truccando le labbra. Sì, mi dispiace un po', perché comunque io vi dico sempre che basta un rossetto rosso per sentirvi meglio prima mattina, ma ultimamente, vi dico la verità, con la mascherina per tante ore
Non le trucco, non le trucco, mi dà anche fastidio il rossetto perché ho le labbra secche e le idrato, 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 metto burro di cacao, ad esempio io utilizzo, forse giusto per, ma non è una scoperta, la utilizzo da un bel po' di anni, la maschera di Kiehl's per le labbra, in realtà mi ci faccio il bagno con questa qua. La utilizzo più volte al giorno quando non lavoro e sto da casa, quindi ho le mani igienizzate, quindi la prendo, infatti vedete che è quasi a metà, anche prima di andare a dormire, mentre durante la giornata un qualsiasi burro di cacao più volte al giorno lo applico. Uno forse che penso che ve lo devo inserire perché è finito, è quello di Fresh, io ne ho acquistati tantissimi. Questo costa, perché non costa poco, ho sia questo che quello prugna, comprato in America mille anni fa, aperto un annetto fa questo qui, però questo è troppo colorato, preferisco la formula classica che è questa, che va veramente a idratare tantissimo le labbra, lo adoro. Comunque è l'unica cosa che faccio recentemente, quindi non vi dico bugie, non inserisco prodotti nuovi perché non utilizzo rossetti. Quindi questo. Io spero che comunque questo video vi sia stato d'aiuto, anche se è molto lungo. Spero vi sia piaciuto lo stesso. Continuate a sostenermi, ragazzi. Lo so che magari è un periodo un po' così, vedere video su trucchi, su acquisti, non fa per voi perché magari non vi fate regali, non state spendendo soldi. Però non so, se vi sono d'aiuto in qualche modo per acquisti futuri, sostenetemi, perché vedere che i miei video vengono visualizzati poco mi sconforta tanto e devo essere sincera, a volte non sono più stimolata a registrare perché comunque ogni video mi porta via tanto tempo e io l'ho sempre fatto per tutte voi che mi seguite con passione, ma se vedo che voi non guardate i miei video io ci resto malissimo, quindi continuate a guardare i miei video e fatemi sapere sempre cosa ne pensate. Vi do un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!